Signori, dopo aver messo alla prova nello scorso video il mini CR7, colui che ha vinto il super pallone d'oro dei bambini, e dopo aver lanciato la sfida in quel video, il futuro di Napoli, ci siamo. Siamo pronti in questo magnifico Porta Porta Football Challenge. E non potevamo nonché farlo con i due baby fenomeni. Signori, alla mia destra, non ha bisogno di presentazioni, il pallone d'oro dei bambini, Andrea. Allora Andrea, ti rinnovo i miei complimenti, hai dimostrato nello scorso video che sei veramente forte, hai spaccato, però questo è già il tuo primo test, perché devi riuscire a battere un avversario che hai già battuto, ahimè perché ero il suo coach, però secondo me ha tante qualità e quindi lo farei entrare. Mini Vareschia! Allora, Ivan, abbiamo una sfida che abbiamo raccolto, abbiamo l'amaro perché nel torneo del pallone d'oro abbiamo purtroppo perso contro di lui, che si è dimostrato più bravo, e oggi lo sfidiamo in una challenge dove potenzialmente potrebbe essere più favorito, perché porta a porta, come te la cavi? Non male. Allora signori, come funzionerà questo porta a porta? Si arriva ai 5 gol, non si può superare la linea di metà campo per calciare, quindi si può calciare entro la linea di metà campo, ma soprattutto non si può parare con le mani, ma si può usare tutte le parti del corpo escluse le mani. E allora, testo a croce per chi inizia? Ah, anzi, volete fare bim bum bam? Vediamo. Bim bum bam. 7. 7. Ragazzi, pari o dispari per favore? E buttiamo le giù. 3. Dispari su. Palla, Andrea, campo. Scegli questo. E allora iniziamo, let's go! A proposito di pallone d'oro ai bambini, io vi ricordo che quest'anno andremo a rifare i camp assieme a Pirla SV, signori, in questa splendida estate che arriverà 2024, quindi preparatevi e seguite tutti i nostri profili social, perché vi andremo a indicare le date e i luoghi dei nostri camp. Mi raccomando signori, ci vediamo direttamente ai camp. Let's go! Detto questo, ci siamo, possiamo iniziare. Palla a Mini. Ronaldo, si arriva ai 5 gol. Attenzione. Attenzione! Ultimo tiro, pericoloso. Vediamo, Vara. Vediamo se Vara uscirà. Ad impensierire Andrea. Attenzione, attenzione, attenzione. Può calciare al volo. Allora, parte Ivana. Mamma mia, che traiettoria. E che incrocio, qua attraversa incrocio signori. Ivan per l'1-0, palla che viene intorno. Attenzione Ivan! Da casa sua! Fa l'1-0! E allora 1-0 Kvaratskhelia contro Ronaldo! Allora Ivan, vediamo, ci farà vedere una skill. Mamma mia, bellissimo gioco di Ivan. Attenzione Ivan! Prova il tiro! Ma che gol ha fatto! Che gol ha fatto! Signori, dopo il numero, dopo la giocata, ha tirato fuori un gol meraviglioso, mamma mia. Peccato che non c'è il pubblico, perché sennò ragazzi sarebbero già impazzendo. Allora, Andre, sotto 2-0, ci deve rifare. Vara, che lo guarda, lo punta, e allora fa partire un tiro che non è da Kvara. Attenzione, Andre! Da casa sua, da casa sua! Trova il 2-1, mamma mia che traiettoria, che parabola signori. E allora Ivan non ci sta, riparte subito. Andrea, 2-1. Situazioni simili, vediamo se Ivan ritroverà la concentrazione. Attenzione, Ivan al volo, si coordina bene ma non va. E allora Andrea Kvara riuscirà a trovare il... Mamma mia che tiro di Kvara, incredibile. Un palo, una traiettoria! Traversa! Fa di traversa, spettacolo questo mini porta porta! Football Challenge! E ancora un'altra traversa! E Ivan risponde giustamente! Parte Andrea! Parte Andrea! E trova il 2-1! E trova il 2-2, signori! Scusate, trova il 2-2! Partita che si rimette in carreggiata per Mini CR7, che trova il gol del 2-2, ragazzi! Mancano 3 gol per decretare il vincitore di questo mini porta a porta, signori! Allora Ivan, per trovare il 3-2! Per trovare il 3-2! 3-2 per Ivan! 3-2 per Kvaratskhelia, che si porta in vantaggio, signori! Incredibile, grandissimo gol! Mini Ronaldo.
Può far partire un tiro! Incredibile! Palla! Ma che sfiga, mi verrebbe da dire! Che sfortuna a parte Andrea! E allora... e trova un gol fantastico ed è 3-3. Nessuno dei due ci sta a mollare, nessuno dei due non vuole perdere questa sfida, ragazzi. Mamma mia, che gol e che emozioni che stiamo vedendo qui al Real Casarea, signori. E allora è a 3-3. Concentra, posiziona, parte Kvaratskhelia. Niente, ha urlato troppo presto. Mamma mia, ma che gol ha trovato, ma che gol ha trovato, mamma mia, 4-3, un gol assurdo, assurdo. Andrea che deve trovare tutta la sua concentrazione, sa che è importante, sa che è importante, ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa di più, Parte Ivan, parte Ivan, parte Ivan, para Andrea, ricordati chi sei, ricordati chi sei. Ricordati cosa hai vinto, ricordati il perché l'hai vinto, ricordatelo, ricordatelo, vediamo se sarà oggi o in un futuro, oggi o in un futuro. Mamma mia, ci ha messo la testa, come si dice in gergo, e che testa. Attenzione, Andrea, e non molla, e non molla, esulta, ed esulta. 4-4, che gol ha tirato fuori, ragazzi, che sfida, incredibile, mamma mia, il livello è veramente assoluto, ragazzi, sono non forti, di più, sono dei fenomeni e lo stanno dimostrando, 4-4. Sono forti, vero? 4-4, e allora vediamo chi segna vince, golden goal. Chi segna vince. Attenzione, spreca, e qui ogni tiro è pesantissimo, i nervi sono alti, sono tesi, ogni tiro è fondamentale, ogni tiro conta, para, palla che ritorna indietro, attenzione, attenzione, palla che ritorna indietro, prova a sorprenderlo, guarda che fuori, non riesce nella giocata, allora ogni tiro è pesantissimo, ogni tiro è pesantissimo, che parata la parte di Para. Contro Mini Kvara, che tiro, e allora ha una valida chance e possibilità di vincere questa sfida e questo video, di chiuderla qua. Andrea Kvara per l'ultimo gol, per l'ultimo gol, per l'ultimo gol, e vince anche questa Mini CR7, incredibile! Ce ne spera questa vittoria, per te ti voglio bene. Mamma mia, signori! Non c'è niente da fare! Non c'è niente da fare! Abbraccio, sportività! Non c'è niente da fare, signori! È il più forte! È il più forte! Lo ha dimostrato! È il bambino più forte su YouTube Italia, signori! Incredibile! Complimentoni! 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 Signori! 2-0! 2-2! 3-2! 3-3! 4-3, 5-4, ragazzi, che partite, che emozioni, ma cosa mi avete regalato? Ma cosa ci avete regalato, ragazzi? Sono veramente dei fenomeni, io non so più cosa dire. Signori, abbiamo di fronte, siamo al cospetto di due che saranno il futuro del nostro calcio, il calcio italiano. Non è vero che non ci sono bambini all'altezza, non è vero che non ci sono bambini fenomeni, perché loro sono la dimostrazione che con sacrificio, che con sudore, che con impegno, andando sempre a giocare a calcio, si può veramente migliorare e diventare forti. O no, Andrea? Sì, d'accordo. Quindi bisogna... dare sempre qualcosa di più. Bravissimo. Ci vuole qualcosa di più, Ci vuole qualcosa di più, Signori! Detto questo, mi raccomando, seguite in descrizione i canali di questi due baby fenomeni, perché tu sai che apriranno anche un canale YouTube, soprattutto i loro social. Vi ringrazio anche Dimi, che ha accettato questa sfida e che si è dimostrato veramente forte. Detto questo, signori, ci vediamo al prossimo video. Let's go!